turn the music up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Con Gerardo Basile, guida escursionistica ambientale dell'Associazione Terre di Mezzo, ci siamo incontrati la prima volta in inverno per un'escursione fatta sulla cima della Foa. Siamo arrivati fino a circa 1400 metri. La seconda escursione in primavera è stata quella dedicata alle salamandre. Abbiamo seguito un sentiero che costeggiava il fiume Calore, una escursione che si è conclusa poi con una succulenta grigliata di cui conserviamo ancora un ricordo felice. Siamo in estate e ci siamo incontrati per una terza escursione. Qual è la proposta di questa stagione? Per l'estate noi di Terre di Mezzo abbiamo pensato alla cima del Terminio. Abbiamo fatto i paesaggi della Foa, abbiamo fatto, come hai detto tu, le sorgenti e le acque con il sentiero dei salamandri. Adesso vogliamo fare una cima un po' più impegnativa, i 1786 metri del Terminio, dove si godrà un panorama ancora migliore di quello del piano della Foa. Spazieremo dal Golfo di Napoli fino quasi al Mar Adriatico. Quindi sarà un'escursione nuova, un nuovo modo di... Un'escursione che possono fare tutti, specifichiamo sempre, diciamo, il livello di difficoltà. Sì. Allora, come difficoltà siamo sempre sull'escursionistico, niente di particolarmente impegnativo, un po' di salita, ma non è adatto un po' a tutte le età e a tutte le persone. Non facciamo sentieri che impegnino con abilità particolari le persone, quindi sono sentieri che possono essere fatti, come abbiamo sempre detto, anche da famiglie eventualmente o dai bambini dai 12 anni in su. Dai 12 anni in su si può consigliare. Quanto tempo ci impiegheremo per salire? Siccome, come abbiamo sempre detto, la nostra filosofia di Terre di Mezzo è quella di godere della montagna, non abbiamo nessuna fretta di arrivare in cima, impiegheremo, diciamo, due ore e mezza, comprese delle soste e un'andatura non troppo sostenuta, proprio per godere anche delle piccole cose durante il cammino. Due ore e mezza in salita e un'oretta e mezza in discesa. Piccole cose che già si incontrano durante il cammino sono, se si sentono, non lo so, queste mucche che ci stanno venendo incontro. Una curiosità, le mucche sono hanno un carattere, che carattere hanno? Come indole, sì, ci si può avvicinare, è meglio evitarle? Le mucche in genere hanno un carattere, un'indole buona. Queste sono tra l'altro mucche che sono allo stato semibrado, cioè che vivono comunque la maggior parte della giornata all'aperto, quindi diciamo lo stato selvatico, però la sera tornano alla stalla per essere munte e per poter mangiare, quindi diciamo che conoscono l'uomo
non sono particolarmente pericolosi, ci si può avvicinare se si fanno avvicinare, il problema è che sono loro che non si fanno che avvicinare, ma non danno nessun problema. Queste sono mucche podoliche. Che quindi da questo lato, dal lato di queste mucche si fa il famoso caciocavallo podolico. Quindi abbiamo dato anche una testimonianza della genuinità del caciocavallo che viene prodotto dal latte di queste mucche che pascolano liberamente in un ambiente semi-incontaminato. Podoliche perché da podos, nel senso di perché camminano, proprio questo è l'origine del nome, anche perché sono mucche che fanno la transumanza d'estate, stanno sui pascoli alti di Vertiglia, e d'inverno vengono spostate verso il tavoliere delle Puglie. Quindi sempre la migliore erba sia d'estate che d'inverno. Diciamo, hanno un carattere da escursioniste anche loro. Esattamente. Non escludo che ne troveremo qualcuno anche sulla cima del Termini. Va bene, allora andiamo a vedere se le troviamo. Andiamo a cercare le mucche. Gerardo, allora siamo appena usciti da un'area recintata, abbiamo aperto e chiuso un cancello, ci puoi dire che cosa abbiamo attraversato? Per sommi capi posso dire che abbiamo attraversato una futura area faunistica di ripopolamento di cervi e daini del comune di Volturara. In questo momento non ci sono ancora gli animali, perciò abbiamo fatto questo attraversamento, altrimenti avremmo dovuto fare un'altra strada. Quindi, salendo sulla cima del Terminio, ci sarà in futuro la possibilità di poter osservare, speriamo presto, ma non lo sappiamo, questi ungulati, il termine tecnico. Per indicare i cervi e daini, sì. A questo punto, uscendo dal cancello di quella che sarà la futura riserva, ci siamo trovati di fronte ad un bivio. Allora, la mia domanda è: andiamo a sinistra o andiamo a destra? Ecco, senza alcun dubbio, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, ci affidiamo ai segnali del CAI, che sono quelli che ci danno la sicurezza nella montagna. Come puoi notare, di fronte a noi c'è un segnale bianco-rosso che indica la bandierina, che indica il sentiero, e poco più sotto c'è una freccia che chiaramente ci indica di girare verso destra. Quindi noi, senza alcun indugio, andiamo a destra. Andiamo a destra. Time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my box. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way out of my own town into your own town. It's a long way out of my own town into your own town. I'm playing with the fairies, I'm drinking from their wine. I'm singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking over mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long long, lonely way.
miracles, they say that I'm insane. But since the day you died, something changed in my brain. Well, it was just too much una for me. Sosta merenda. Una merenda però più genuina di quelle che mangiamo solitamente. Che cosa abbiamo mangiato? Abbiamo mangiato una salumi di Montella artigianale con un mezzo bicchiere di aglianico di Montemarano, sempre artigianale, giusto per, siamo poco oltre metà del cammino, per rifocillarci un po', per riposarci e qui, e riprendere poi l'ultimo tratto con più energia. Più energia, però ci avete detto insomma che soltanto due dita di vino, perché l'aglianico che ci è stato offerto spezza le gambe. È bello duro, potrebbe spezzare le gambe. Quindi, esattamente. Per non rischiare di fermarci a metà strada. Consumeremo il resto quando siamo sopra, che ci aspetta poi solo la discesa, che è più semplice. La possiamo fare con più scioltezza. Ci siamo fermati in una zona che è chiamata Acqua del Cerchio. Che è una sorgente. Esattamente, è una sorgente stagionale, quindi non è sempre affidabile, non sempre troviamo acqua. Infatti oggi acqua ce n'è poco o niente e non è potabile. Non è mai potabile, perché ci spiegavi che o l'acqua non c'è mai, oppure se c'è poca e magari ci vengono gli animali ad abbeverarsi. Esattamente, quindi uno dei problemi della salita a Termini è proprio la mancanza di acqua, quindi consiglio nuovamente chi vuole poi intraprendere a seguito della visione del servizio, vuole salire su Termini, di portarsi l'acqua. Di dotarsi di una bella borraccia di acqua e una più piccolina di vino. Bottiglina di vino. È una di vino. Va bene, allora noi adesso proseguiamo il cammino di qua. Quanto tempo? Un'oretta e mezza al massimo e siamo in cima. Va bene. Allora, con un'andatura sempre dolce. Moderata. E moderata. Va bene, allora ci incamminiamo. E ci incamminiamo di nuovo.